Membership of it. No, membership of it. Sì. Oh, quando ci stanno riprendendo? Tu da casa, la televisione, saluta. Saluta. Era un uomo che quando lo vedevi in pubblico sprizzava allegria, gioia, si divertiva, azzardava. Come tornava a casa cambiava, diventava un uomo normale, però un uomo normale con molto rigore, con molta anche in un ambiente anche un pochino austero. E Sordi era così. Chi crede che gli attori comici siano anche comici nel privato sbaglia. Non c'è la moglie. Ma chi è la moglie? Ma ci pensi bene, chi è? È un'estranea la moglie. Ma tu ti immagini la mattina svegliarti e trovate vicino a te sto fago tu? Oddio, chi è? Che fa lei al letto mio? Anna! Io scherzo, ma è vero, è così. Come può un uomo così, che va sempre a mille, così spumeggiante, poi improvvisamente diventare così? Quella è stata la sua grande forza, secondo me, quella di staccare, ecco. Non che non fosse vero, erano veri tutte e due. Che strano, sembra scimmia. Saluto. Sembra un scimmiotto, fai. C'è soltanto una foto di Soraya, per esempio, che campeggia sulla sua scrivania personale, ma non ci sono tracce, per esempio, del mitico David Niven, non ci sono tracce di Vittorio Gassman. Sai chi è il più fotografato a casa Sordi? Giovanni Paolo II, no, nemmeno. Il Papa, Papa Wojtyła, è presente in ogni angolo della casa, pure nella barberia. Lui stava là, ma il Papa sta là, come se è pronto a dargli la benedizione, capito? Quindi una devozione, un'ammirazione, una devozione per questo Papa. Era un uomo molto cattolico, questo lo sappiamo. Però Giovanni Paolo II è onnipresente, la figura della Vergine e della Madonna è sempre presente in ceramiche, in pitture antiche. C'è una, addirittura nel parco c'è una nicchia con una Madonnina. Lui la mattina, prima di uscire, lanciava sempre una rosa, diceva un'orazione e andava a lavorare. Ma non c'è stato un giorno che non ha lanciato una rosa, il fiore alla Madonna e non ha detto una preghiera. Io sono sicuro che non sei arrivato ancora da San Pietro in ginocchione. A mezza strada ti sarai fermato a guardare sta fiumana di persone. Te rendi conto sì che hai combinato? Questo è amore sincero, è commozione, rimprovero perché te ne sei annato. Rispetto vero, tutto per Albertone. Quindi lui incarna perfettamente quel desiderio di riscatto, di produttività anche a livello industriale, un paese che va bene, un paese che sorride, che ride, che sa ridere dei propri difetti con leggerezza. Ma lui l'ha fatto con graffio anche, quindi non soltanto leggerezza. Starai dicendo, ma che state a fare? Le vedo tutti tristi nel dolore. E c'hai ragione. Tutta la città sbrilluccica di lacrime e ricordi che tu non sei soltanto un grande attore. Tu sei tanto di più. Sei Alberto Sordi.